che stanno vicine a chi soffre, stanno vicine a chi sta negli scenari di guerra, con l'avere riservato le prove generali di alcune delle opere in cartellone. Lo splendido concerto di Capodanno è un'occasione per promuovere solidarietà, per prestare attenzione a chi si occupa di chi non ha, di chi è povero, povero perché non ha casa, perché non ha cibo, perché non ha amore, perché non ha. E questo credo sia la conferma, e lo dico con l'orgoglio di sindaco, di presidente del Teatro Massimo, questa è la conferma che il Teatro Massimo è la vita della gente, è la vita dei palermitani, dal punto di vista artistico, in una dimensione internazionale, dal punto di vista sociale, profondamente radicato a Palermo. Sì, si adopera per dare una dimensione di un teatro che sa essere anche solidale, che sa essere vicino a chi soffre e a chi si impegna ogni giorno per il bene della nostra comunità, ed è diventata un po' una tradizione ormai che il concerto di Capodanno, che è interamente sponsorizzato e voluto dalla Presidenza del Consiglio Comunale, sia un concerto che rappresenta il primo momento di solidarietà dell'anno. Tutto l'incasso va in beneficenza, così come è accaduto quest'anno, sono più di 30.000 euro che vanno a 6 associazioni diverse, e poi noi continuiamo nel corso dell'anno, ogni anno con 4-5 appuntamenti il cui incasso è sempre devoluto in beneficenza. Ci sembra un bel segnale per un teatro che vuole essere un teatro di tutti e che vuole essere un teatro aperto alla città e vicino alla città. Grazie. Prego. Non c'è nulla da toccare.